benvenuti al DRISMI, al Driving Simulator del Politecnico di Milano. Il laboratorio è nato nel febbraio del 2021 e si propone di mettere l'uomo al centro delle attività di sviluppo dei veicoli stradali. Il simulatore è stato cofinanziato dalla Regione Lombardia, il Cluster Lombardo della Mobilità ha promosso questa iniziativa. Ci attiviamo per lavorare con le aziende automotive lombarde, ma non solo lombarde, di tutto il mondo, per sviluppare nuovi componenti, quali le ruote, le sospensioni, i freni, le casse dei veicoli. Il sistema come è fatto? Abbiamo un abitacolo che si muove su un basamento che corre su dei pattini pneumostatici, quindi in assenza di attrito. È la prima installazione del genere al mondo movimentata da dei cavi. L'abitacolo è mosso da 6 attuatori controllati che consentono al guidatore che si trova all'interno di abitacolo di ricevere le stesse sollecitazioni che riceverebbe nel caso viaggiasse su strada normale. Il guidatore vede anche la scena che vedrebbe nel caso guidasse un veicolo reale. Tutte queste attività che facciamo di messa al centro dell'attività di sviluppo l'uomo si concretizzano poi in misure dell'heart rate variability, del skin potential resistance, della moto degli occhi, delle forze che il pilota applica sul volante e sui pedali. Siamo all'interno della control room che permette di simulare il comportamento del driver e del veicolo che vedete alle mie spalle. Tra le tante applicazioni che possiamo pensare come utilizzi questo simulatore di guida sono quelle relative ai veicoli connessi ed autonomi. Nel momento in cui, ad esempio, cerchiamo di caratterizzare una nuova logica di controllo da inserire in un veicolo autonomo, questa logica di controllo può essere inserita direttamente nel modello di simulazione può essere verificata introducendo delle simulazioni che possono essere al vero pericolose, ma all'interno del simulatore di guida ovviamente no. Quindi possiamo portare agli estremi il comportamento del veicolo in tutta sicurezza. Quello che faremo sarà verificare l'interazione che esiste tra o il driver o il passeggero e il veicolo. Il driver che si trova a bordo del veicolo vede uno scenario che sta variando, ha la possibilità di inserire e cambiare i valori dell'acceleratore, del freno e dello sterzo in modo da seguire una certa traiettoria e in questo modo quindi possiamo imporre al driver situazioni critiche. In questo momento stanno effettuando delle ricerche dedicate allo sviluppo dei veicoli autonomi. Prima di arrivare a un prototipo finale possono essere sviluppate in maniera più rapida utilizzando direttamente un simulatore di guida. Questo permetterà di accelerare i tempi della progettazione, di ottimizzare il sistema di controllo, di ottimizzare la dinamica del veicolo stesso e quindi aumentare alla fine la sicurezza del veicolo e dei passeggeri.